Io direi di chiedere al professor Severino e al professor von Herrmann di venire avanti per essere accolti da un applauso da parte di tutti i presenti. È davvero una grande gioia poter avere così grandi due eminenti studiosi che parteciperanno al nostro convegno. Cominciamo, come diceva la professoressa Testoni, i nostri lavori, cominciando dagli incontri, dai saluti istituzionali, e poi daremo luogo al vero e proprio svolgimento del nostro congresso con gli interventi che seguiranno tra diversi studiosi e poi von Herrmann e il professor Severino. I saluti istituzionali sono espressi soprattutto in segno di riconoscenza e di omaggio a diverse realtà che hanno contribuito a dare vita alla nostra iniziativa, all'iniziativa dell'associazione che si richiama al professor Severino, all'ASES. Già sono stati fatti nel passato, si sono avuti alcuni importantissimi appuntamenti. Ricordo quello sulla struttura originaria e il secondo congresso molto significativo, appunto questo di oggi, nella interpretazione di Heidegger sulla base del pensiero e delle riflessioni del professor Severino. Poi abbiamo avuto anche altri momenti di altissima partecipazione della nostra città. Penso ad esempio, in omaggio al compleanno del professor Severino, un'iniziativa che è stata fatta partendo dalla traduzione dell'Orestea del professor Severino, con un contributo davvero prezioso del Centro Teatrale Bresciano, che ringraziamo. E altri appuntamenti sono previsti nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Le testimonianze che portiamo oggi sono soprattutto le testimonianze di enti che hanno contribuito sia nei congressi precedenti che in questi anche a fornire un'attività di supporto di carattere organizzativo e logistico, ma soprattutto di una sensibilità e di un contributo culturale e scientifico che rappresenta un fiore all'occhiello di Brescia, e cioè la realtà universitaria, le realtà universitarie di Brescia. E quindi abbiamo con noi a rendere testimonianza il rettore dell'Università Statale, il professor Tira, e il prorettore dell'Università Cattolica, il professor Taccolini. Al tempo stesso riteniamo di dover sottolineare, e l'elenco è presente nella documentazione che è stata distribuita e che figurano tutti con i propri riferimenti, le realtà istituzionali, a cominciare dal comune capoluogo e dalla provincia di Brescia, da tutte le diverse realtà associative, fondazioni, aziende importanti del nostro territorio, che contribuiscono o per la parte culturale o scientifica o per la parte di mecenatismo culturale che rende possibile lo svolgimento dell'attività dell'ASES. Sull'attività dell'ASES poi interverrà il presidente dell'ASES, che è il professore Vincenzo Milanesi, che è stato rettore dell'Università di Padova e attualmente è direttore del Dipartimento di Filosofia. Quindi testimonianze, diciamo, che danno l'idea dell'impegno avuto in passato e dell'impegno in futuro. E in rappresentanza non solo del comune capoluogo, ma di tutte le realtà più significative, le realtà istituzionali che hanno contribuito in maniera significativa, il comune capoluogo, rappresentato qui dall'assessore alla cultura, nonché vice sindaco della nostra città, la signora Laura Castelletti. Ecco perché in questi brevi minuti che dedichiamo a rendere esplicito il nostro omaggio, la nostra riconoscenza a tutti coloro che in modo diretto e indiretto partecipano all'attività dell'ASES, vogliamo rendere esplicito anche il rapporto profondo che esiste tra la città e il professor Severino.
L'ASES si è costituito nella realtà bresciana e il professor Severino ha già da molto tempo sviluppato un'attività estremamente intensa di collaborazione in diversi convegni, attraverso una presenza attiva sulla stampa, attraverso l'accoglimento di proposte che vengono a lui rivolte proprio per sviluppare, non solo attraverso i libri, ma attraverso il contatto più diretto e affidato ad una parola che sa anche di una capacità di ammaliare l'attenzione degli ascoltatori, la trasmissione del proprio pensiero, espresso nelle forme più alte, più complesse, ma anche quelle che si misurano direttamente con i problemi più concreti della nostra comunità. Noi abbiamo sempre di più sentito vicino il professor Severino, quindi non solo la stima per lo scienziato, il filosofo, lo studioso, ma anche un affetto che si è costruito nel tempo, e a me piace dire che spesse volte sia proprio una sensazione, che è quella di una città che abbraccia Severino e al tempo stesso di una città che è abbracciata dal suo più grande filosofo. E da questo punto di vista il riconoscimento è davvero un riconoscimento al suo pensiero filosofico, ma mi permetterei di aggiungere anche accompagnandolo con un affetto che si è andato definendo nel tempo in maniera così straordinariamente evocativa. Sarà poi vero che nessuno è profeta in patria, ma in questo caso mi pare di capire che è l'eccezione che per noi con Severino fa la regola. Vi ringrazio. Diamo la parola al professor Vincenzo Milanesi, come ho detto, presidente dell'ASES. Buongiorno a tutti e a tutte, benvenuti. Un saluto ovviamente in particolare affettuoso al professor Emanuele Severino e al professor Wilhelm Follelmann, che è ospite di questa nostra iniziativa. È per me un onore e un piacere rappresentare questa associazione che è nata 2 anni fa. Il professor Bragaglio ha già accennato a iniziative che sono state sviluppate, iniziative che hanno saputo mettere al centro un pensiero ricco come quello di Emanuele Severino, fondamentale nella cultura filosofica italiana e internazionale del secondo Novecento e del secolo che stiamo vivendo, cercando di offrire opportunità alla cittadinanza bresciana, ma anche a tutti gli studiosi, ai colleghi che vengono da altri atenei, di confrontarsi con questo pensiero, la cui ricchezza è davvero particolarmente significativa, non solo perché la filosofia è caratterizzata dalla sua capacità, quando è filosofia vera, di porre gli interrogativi più radicali e di avviare a risposte che a questi interrogativi radicali danno risposte altrettanto radicali, nel senso che vanno alle radici di ciò che noi siamo e che credo siano occasione di riflessione anche per i non addetti ai lavori, date le conseguenze che le domande della filosofia e le risposte che ad esse la filosofia sa dare, sono domande che interrogano e intersecano la vita di ciascuno di noi, anche nel momento in cui magari non ce ne rendiamo conto. Bene quindi a questa iniziativa importante, è il secondo congresso che organizziamo, dopo quello dello scorso anno dedicato ai 60 anni della struttura originaria, che è stata la prima e fondamentale, anche nel senso che è proprio il fondamento del pensiero di Emanuele Severino. Oggi siamo qui per discutere, per ascoltare relazioni che discutono il rapporto tra queste due straordinarie personalità della filosofia dei nostri tempi, Martin Heidegger e Emanuele Severino. Recuperando appunto da parte del pensiero di ciascuno di questi due grandi autori un senso al filosofare oggi. Oggi viviamo in un'epoca in cui sempre più
la filosofia dimostra di essere un bisogno per l'uomo e lo dimostra tanto più quanto più l'uomo contemporaneo sembra ignorare di avere al proprio fondo questo bisogno. Quindi benvengano iniziative come questa. Io ringrazio il Comune di Brescia, ringrazio tutti gli enti che già sono stati ricordati dal professor Bragaglio e che hanno contribuito alla riuscita di questa, alla possibilità stessa del darsi di questa iniziativa, sulla cui riuscita io non ho alcun dubbio. Quindi grazie a tutti, grazie ai rettori presenti, grazie al pubblico, grazie ai relatori e agli ospiti che sono oggi e lo saranno anche domani e dopo qui con noi. Grazie e buon lavoro. Grazie Presidente. Tra i ringraziamenti vorrei sottolineare quelli riferiti al Comitato Scientifico, in particolare nelle persone di Ines Testoni, che già prima richiamavo, Gaetano Chiurazzi, Giulio Goggi e Leonardo Messinese, che hanno costituito il Comitato Scientifico che ha dato possibilità di definire il profilo culturale e scientifico del nostro stesso congresso. La parola al Vice Sindaco di Brescia, Laura Castelletti. Grazie. Buon pomeriggio e benvenuti a tutti voi. Esprimo a nome della città e della sua amministrazione civica il più cordiale e riconoscente saluto al professor Emanuele Severino, al graditissimo ospite il professor von Herrmann e a tutti gli studiosi qui convenuti. Questo congresso rappresenta sicuramente uno degli eventi più importanti ed elevati per la riflessione filosofica. E non solo, perché pensiero e ricerca si misurano con le più ampie problematiche che investono la crisi della modernità delle nostre stesse comunità. Emanuele Severino è parte fondamentale del nostro grande patrimonio culturale e lo è in particolare anche per la nostra città, a cui con grande generosità il nostro più importante filosofo ha rivolto affetto e attenzione. Quegli stessi sentimenti che la città ha voluto a sua volta dimostrargli anche attraverso il sostegno dato alla Fondazione a Brescia nel 2017 dell'Associazione di Studi Emanuele Severino, a lui dunque dedicata. L'associazione, cito dallo statuto, ha esclusivamente scopi culturali e propriamente quelli che si pongono in continuità con gli studi, le ricerche e il pensiero di Emanuele Severino. Pertanto intende sviluppare la riflessione critica sulle grandi dimensioni dell'esistenza e quindi su politica, religione, economia, arte, scienza, tecnica, diritto, storia, filosofia. E sono proprio queste grandi dimensioni dell'esistenza quelle che danno senso, scopo e peso al nostro quotidiano vivere civile, al nostro essere cittadini, anche qui, ora. Valori è una lettura critica che manifestano un'insopprimibile urgenza di rapporto con il reale che lo stesso Severino ha declinato nella nostra città, nel corso degli anni e con la partecipazione attiva in numerose occasioni culturali, aiutandoci a riflettere su temi e questioni profondamente radicate nel nostro tessuto, a partire dalla sfida rappresentata dalla tecnica, dal complesso rapporto tra il cattolicesimo bresciano e lo sviluppo del nostro mondo produttivo industriale, come è avvenuto anche di recente in occasione dell'iniziativa promossa dalla Fondazione Lucchini. O con riferimento alla vicenda drammatica della strage di Piazza della Loggia e alla sua natura politica. Incontri, dibattiti, conferenze, articoli che nell'arco degli anni hanno segnato in modo profondo e significativo l'agenda della vita civica e culturale della nostra città. Di questo siamo profondamente grati al professore Emanuele Severino. Anche per questo abbiamo cercato, come città e amministrazione civica, di restituirgli il senso di un prezioso sentimento che Brescia porta nei suoi confronti. In particolare con il sostegno e la valorizzazione dell'attività più strettamente scientifica dell'ASES, come dimostra anche questo congresso e quello che si è tenuto nel 2018. Ma anche con momenti di sincera e corale partecipazione, come ricordava il professor Bragaglio, come in occasione del suo 90° compleanno, con l'opportunità predisposta dal CTB di assistere a una straordinaria
lettura di Eschilo nella traduzione dello stesso Severino. Emanuele Severino è un dono prezioso per questa città e a essa egli è particolarmente caro. Perciò un grazie di cuore, caro professore, e buon lavoro a tutti voi. Diamo la parola al professor Mario Taccolini, prorettore dell'Università Cattolica di Brescia. Grazie, grazie vivissime. E confesso esplicitamente un disagio di tipo, come potrei dire, quasi epistemologico. Chi, come il sottoscritto, modestissimamente per alcuni anni si è, come potrei dire, cimentato in una formazione filosofica e poi, ahimè, ha ceduto all'attrattiva storica o storiografica, è consapevole appunto di una deriva prosaica a cui ormai è ineluttabilmente approdato, e quindi avverte evidentemente di non disporre di alcuno strumento, come potrei dire, minimamente adeguato e pensoso per offrire una modestissima riflessione. A me sta tuttavia particolarmente a cuore recare una testimonianza. Peraltro non dimentico, sono ben memore di essere stato all'inizio degli anni Ottanta esaminato dal professor Emanuele Severino per l'ammissione all'Almo Collegio Borromeo, di cui pure lui è stato antico alunno, e purtroppo non mi è stato possibile nei giorni scorsi, perché è impegnato a Roma con il magnifico rettore, partecipare a ascoltare una brillantissima lezione che Emanuele Severino ha tenuto nel suo antico collegio con straordinario successo, e devo dire veramente, ne ho avuto ampi riscontri, un'audience ammirata ed entusiasta da parte degli oltre 80 oggi alunni del Borromeo. La testimonianza è molto semplice. La Cattolica è onorata e avverte il privilegio di partecipare, consapevolmente e responsabilmente, a questa seconda edizione volta a lumeggiare in termini sempre più approfonditi, analiticamente convincenti e fecondi il pensiero del grande maestro bresciano. E partecipa davvero entusiasticamente. Il fatto che anche quest'anno l'intera sessione di domani sia ospitata nella nostra Aula Magna evidentemente esprime una straordinaria eloquenza. Il fatto poi che nel dispiegarsi dei lavori di queste giornate ben due autorevoli colleghi, Michele Nenoci, il carissimo professor Michele Nenoci, già per lunghi anni preside della nostra Facoltà di Scienze della Formazione e l'attuale direttore del nostro Dipartimento di Filosofia, il professor Massimo Marassi, che dovrebbe tra poco raggiungerci, intervengono, ripeto, come relatori, appunto autorevoli e significativi, conferma ulteriormente questa condivisione di un progetto, vero Ines, che ormai con maturità, ormai possiamo parlare di una vera e propria avviata tradizione, intende poi proseguire nel tempo. Una seconda osservazione, quanto diceva poc'anzi l'amica Laura Castelletti, vice sindaco, rappresentando appunto questa vicinanza, questa prossimità sempre più accresciuta, implementata e coltivata negli ultimi anni da parte della città, della sua città, la città del maestro Emanuele Severino, mi induce ad una considerazione che attiene soprattutto alle giovani generazioni. Sono testimone di non pochi giovani sempre più attenti al suo pensiero, partecipi appunto di questo pensiero che si rinnova, come potrei dire, grazie anche all'associazione. E questo davvero mi sospinge ad esprimere convintamente un vivo ringraziamento e apprezzamento per l'associazione. Altrimenti credo davvero che appunto, pur riconosciuta questa straordinaria statura di pensatore, il rischio è che la sua città avrebbe faticato
a coglierne davvero la straordinaria rilevanza, l'originalità, la peculiarità, se mi posso permettere senza cedimenti retorici, l'unicità, l'irripetibilità per taluni versi. Quindi sulle vostre spalle veramente grava, Claudio Bragaglio, Ine Testoni, grava veramente una forte responsabilità, ma siamo tutti consapevoli che reggerete e condurrete questa partita davvero con grande competenza e con grande passione. E la città deve molto, davvero, come dice Laura, al maestro Emanuele Severino. E mai come in questi tempi, di questi tempi, quando tutto rema contro, uso un'espressione gergale che credo dica molto e dica parecchio, noi abbiamo veramente bisogno di un pensiero alto, di una coscienza critica, ed è molto apprezzabile il riferimento che il vice sindaco e assessore alla cultura ha fatto in ordine, come potrei dire, alla alta partecipazione di Emanuele Severino a quei momenti nodali della vita cittadina. Non ha mai mancato di levare la sua voce, autorevole, nobilissima, così merita d'essere definita, pregnante, incalzante, stimolante. E gli siamo, e la nostra città, appunto, gli è profondamente debitrice. Abbiamo bisogno sempre più, ancora oggi, di questa voce e di quanti compiono attorno a lui uno sforzo, come potete dire, di analisi inconfondibile, appassionata, ma al tempo stesso disinteressata, disincantata. E quindi davvero una veracità di questa analisi, di questo veramente abbiamo bisogno. Perdonate queste espressioni molto confidenziali, ma davvero ex corde. A dire davvero anche che l'Università Cattolica, e sono lieto di recare il saluto, la gratitudine, l'ammirazione del magnifico rettore, ancora stamane appunto mi trattenevo con lui a Milano, appunto confermandogli la partecipazione della nostra università a queste giornate di studio, davvero sempre più, come potrei dire, mirate e circostanziate. Mi pare anche sul piano, se posso dire, progettuale, con questa seconda edizione, questa marcia di avvicinamento, ma al tempo stesso questa dilatazione a tutto tondo del pensiero di un grande maestro che ancora oggi accetta le sfide del tempo e il confronto davvero ineludibile con il nostro tempo. Grazie, grazie di cuore, professore. Grazie, professore. Prima di dare la parola al magnifico rettore dell'Università Statale, professor Tira, per l'ultimo intervento, leggo un breve ma significativo messaggio che è stato inviato dal prefetto di Brescia, impegnato proprio questo pomeriggio per una convocazione a Roma. In apertura del congresso dedicato a due nomi immensi del pensiero e della filosofia, Heidegger e Severino, desidero porgere a tutti i presenti un cordiale saluto, unito ai più vivi complimenti per l'organizzazione di un evento di portata internazionale, dice il dottor Attilio Visconti, appunto. Un momento del panorama della filosofia mondiale che vede ancora una volta protagonista la nostra Brescia, motore non solo dell'economia e della finanza italiana, ma anche protagonista della ricerca, della cultura e del dialogo. Un ruolo questo che la fa trainante a livello internazionale e che la pone in questi tre giorni al centro del mondo della cultura. Due giganti, Heidegger e Severino, che riescono a interessare in modo sorprendente anche le fasce più giovani della nostra società, per la loro naturale vocazione a toccare le corde più sensibili del pensiero di ciascuno. La loro ricerca dà una risposta ad ognuno di noi e alle nuove generazioni sul senso della vita, del sapere, sulle incertezze del futuro e sull'importanza della memoria. Un pensiero raffinatissimo, eppure capace di toccare ogni coscienza e lasciare in ognuno una traccia profonda e nel contempo una linea guida a cui ispirarsi. Ecco perché rinnovo i miei più vivi complimenti e ringrazio per la promozione di questo convegno, una pagina così bella della cultura.
Ringraziamo con un applauso il prefetto di Brescia, dottor Attilio Visconti, per questo messaggio che ci ha inviato. Al magnifico rettore, professor Tira, la conclusione di questo primo passaggio dei saluti istituzionali della città e delle istituzioni culturali. Grazie, professor Bragaglio. Buonasera a tutti e tutte. Saluto con viva cordialità il professor Severino e il professor von Herrmann, il presidente dell'associazione, e ancora una volta li ringrazio per questa occasione di confronto culturale. Vi dirò solo tre cose, sinteticamente. La prima è che l'Università degli Studi di Brescia è giovanissima, ha 37 anni, quindi è un'università baby rispetto alla storia delle università italiane e mondiali. E per questo motivo credo che sia un nostro dovere riallacciare i fili di tutte le espressioni più grandi della ricerca scientifica e della cultura del territorio in cui noi siamo nati nel 1982, ma che preesistevano a noi. E è per noi quindi un dovere, oltre che un piacere, credo, sostenere le attività dell'associazione e riconoscere il valore del professor Severino, perché ripeto, anche se l'università è giovane, la storia di questo territorio è lunga e noi siamo un pezzo di una storia che deve ricostituire unità tra tutte le espressioni più alte del pensiero che qui si sono manifestate. La seconda riflessione riguarda il metodo. Io mi tengo prudentemente lontanissimo dall'entrare in argomento, perché sono un ingegnere che dopo il liceo voleva fare filosofia, ma ha presto cambiato idea, quindi ormai è molto tardi, ma dal punto di vista del metodo credo che sia fondamentale oggi per i nostri giovani ricostruire l'importanza di una capacità di ragionamento logico, che per noi del STEM diventa logico formale, ma di ragionamento logico di fronte all'imperversare cui assistiamo ogni giorno leggendo i giornali della totale illogicità del pensiero politico, di una parte anche, se volete, della cultura e soprattutto del sentire comune. Una totale incapacità di riconoscere le evidenze scientifiche che sono confutabili, ma finché non sono state confutate bisognerebbe seguire, e l'incapacità di tenere per più di mezz'ora una posizione rispetto ai grandi temi di cui soprattutto chi ha responsabilità di governo dovrebbe farsi carico. Noi che siamo un'istituzione pubblica sentiamo anche questo dovere verso i nostri giovani. Come sapete, l'università ha un lascito fondamentale che è quello del metodo, prima ancora che dei contenuti. E quindi il professor Severino in questo è un maestro. Vi do un esempio. In più di un'occasione, ma in una che abbiamo creato noi, di cui poi dirò il mio terzo punto, abbiamo assistito, come sempre succede, penso anche oggi, a suoi interventi che durano un'ora, un'ora e mezza, senza le slide a cui noi pseudoscienziati o tecnici siamo condannati, e senza spesso un appunto e una capacità di condurre in porto un ragionamento. Ecco, confrontate questo con i Twitter, con cui avviene non la comunicazione tra i nostri giovani, che potrebbe essere scusabile, ma la comunicazione all'interno delle istituzioni del nostro paese. Il terzo punto è quello delle sfide che abbiamo davanti. Poco dopo la mia lezione abbiamo invitato il professor Severino a aprire un ciclo di incontri sugli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Noi che appunto abbiamo una università con tante competenze tecniche, quindi che siamo abbastanza convinti di avere le risposte per quasi tutto, quasi ho detto, abbiamo invitato lui, filosofo, a fare la prima lezione sui temi degli obiettivi di sviluppo sostenibile, e l'abbiamo fatto perché riconosciamo, come ho detto prima, il valore della cultura che c'è nel territorio anche prima che ci fossimo noi, ma soprattutto riconosciamo il valore di questa capacità di ragionare prima di entrare, come abbiamo poi fatto, nei temi dei 17 obiettivi. Ora, se togliete e sfrondate la retorica che inevitabilmente accompagna i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, guardate che questa è la sfida che la nostra società e la società mondiale ha davanti, non in tanti anni, ma in un orizzonte molto breve, temporale. Secondo il segretario delle Nazioni Unite abbiamo 2 anni per fare delle scelte, altrimenti il riscaldamento globale sarà irreversibile. Abbiamo un orizzonte al 2030 per gli obiettivi, abbiamo un orizzonte al 2050 per la decarbonizzazione. Decarbonizzazione
che non sappiamo ancora, nemmeno oggi, come possiamo conseguire. Per una riflessione di questo tipo, ripeto, che poi si è declinata in argomenti tecnici, la prima lezione l'abbiamo affidata al professor Severino, perché riconosciamo, e guardate che lo riconoscono anche oggi le scienze dure, questa importanza, la valenza fondamentale del metodo del ragionamento filosofico per affrontare queste sfide globali. Grazie e buon lavoro. Un sentito ringraziamento agli esponenti delle istituzioni e delle realtà che hanno qui voluto fare una testimonianza. Rimangono la Presidenza, il professor Foerman e il professor Severino. E passiamo in una nuova sessione affidando a Testoni e a Goggi la conduzione del prossimo confronto. Grazie mille.